24 dicembre 1491, ultimo di 13 figli, nasce Inigo López de Loyola, meglio conosciuto come Ignazio, fondatore della Compagnia di Gesù. Dopo aver ricevuto un'educazione cavalleresca, propria del suo ceto, percorre tutta la carriera militare. Ignazio viene ferito gravemente in battaglia da una palla di cannone. Durante la convalescenza si converte. Il 27 settembre 1540, Papa Paolo III approva la Compagnia di Gesù, di cui Ignazio diviene a vita il primo generale.